In questo ultimo nostra conversazione, sono tre quarti d'ora, dedichiamo l'attenzione al trittico che riguarda Gesù, cioè battesimo, genealogia e tentazioni. Mi piacerebbe se riusciste a prendere in mano il testo, siamo al capitolo 3, versetto 21. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. Battezzato da chi, se Giovanni Battista era già in prigione? Notate che al versetto 20 si dice che Erode aggiunse alle altre anche questa malvagità, fece rinchiudere Giovanni in prigione. Ci siamo? Ci siamo. Gesù si è autobattezzato, insomma, un po' troppo. Allora, vediamo come stanno le cose. Io sto al testo. Io sto al testo, ho detto. Il testo dice così. Allora, per spiegare queste cose qui, noi dobbiamo tenere presente, prima cosa, la datazione della nascita dei Vangeli. Marco lo collochiamo nel 65. Luca, Matteo e Atti 20 anni dopo. 85 circa. Il Vangelo di Giovanni 15 anni dopo. 100. Ci siamo? 65, 85, 100. Questo è in modo rozzo per aver chiaro l'albero di Natale delle date. Se voi leggete Marco non ha nessun problema a dire che Gesù è stato battezzato da Giovanni, senza tante storie, proprio lo dice esplicitamente. Se volete potete andare a consultare il testo Marco capitolo primo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Lo si dice proprio senza tante storie. 20 anni dopo, Matteo si pone il problema. Ma come? Un inferiore che battezza un superiore. E in Matteo voi avete un dialogo imbarazzato del Battista con Gesù, capitolo 3 di Matteo. Allora Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Notate che non c'è Giovanni, non c'è l'esplicitazione Giovanni lo battezzò o fu battezzato da Giovanni. C'è l'imbarazzo, fatto nudo e crudo, Marco. Matteo, imbarazzo. Luca addirittura mette Giovanni in prigione e sembra che non sia lui a battezzare Gesù. Se leggete Giovanni, Vangelo di Giovanni, peggio ancora, Gesù non è neanche battezzato. Prendete Giovanni, andate al capitolo primo, siamo al versetto 29, capitolo primo, versetto 29. Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me.
Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché gli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Il battesimo dov'è? Notate che non c'è più. Come chiamate voi questo modo progressivo di raccontare l'episodio? Marco lo narra senza tante storie, Matteo c'è l'imbarazzo, Luca addirittura fa un isteron proteron, cioè ti racconta ciò che è avvenuto dopo, lo racconta prima, proprio perché il lettore lasci perdere che il Battista ha battezzato Gesù. Giovanni addirittura non lo dice. Come lo chiamate voi questo procedimento? Fonti diverse, io lo chiamerei imbarazzo. L'imbarazzo è una delle prove più belle della storicità del fatto. Quindi che Gesù sia stato battezzato è storicamente provato proprio dall'imbarazzo che gli evangelisti hanno nel narrare l'avvenimento, soprattutto gli evangelisti della cosiddetta alta teologia. La Chiesa nascente man mano va avanti, elabora teologicamente, cerca di capire teologicamente ciò che è avvenuto. Una delle prove più simpatiche di questo progresso teologico è la scoperta del valore della morte di Gesù. All'inizio, appena successo il fatto, la Chiesa dice doveva morire perché altrimenti non sarebbe risorto. Passo successivo, ma Gesù aveva predetto la sua morte, quindi la sua morte è l'adempimento di una sua profezia. Terzo passo, ma anche l'Antico Testamento aveva previsto la morte del servo di Yahweh e lui si è sempre identificato col servo di Yahweh e quindi la morte di Gesù è anche un adempimento delle profezie dell'Antico Testamento. Giovanni dirà, quando Gesù viene ucciso viene sollevato da terra e questo è l'inizio del suo cammino di ritorno verso il Padre, quindi la crocifissione è l'inizio della sua gloria. Capite che è un'interpretazione progressiva. Noi dunque ci troviamo con Marco che è ancora nella fase grezza dell'elaborazione teologica dell'avvenimento del battesimo, per cui lui lo racconta senza nessuna difficoltà così come è avvenuto. Gli altri, che hanno già dovuto affrontare il problema dell'incontro-scontro con i discepoli di Giovanni che pensavano che lui fosse il Messia, stanno elaborando l'episodio in maniera diversa, in modo da mettere in ombra Giovanni e far emergere la figura di Gesù. E voi vedete l'imbarazzo. Ricordatevi che in questo caso l'imbarazzo è una delle prove più lampanti dell'avvenimento storico. Vediamo brevemente un altro dato. In questo battesimo provate a leggere con interesse ciò che riguarda lo Spirito Santo. Discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba. Ma questo come una colomba riguarda la forma corporea dello Spirito o riguarda la discesa? Poi c'è questa voce dal cielo. Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. E noi diciamo, fortunato lui. No, fortunato lui proprio no. Perché? Questa frase che viene dal cielo
è composta da due testi. Andate alla linea 78-79. Una frase simile la trovate al Salmo numero 2, versetto 7. Ed è chiamato il Salmo di intronizzazione. Quel Salmo era un testo recitato, pregato, durante l'intronizzazione del re. Quando il re saliva al trono, veniva consacrato. Una delle preghiere di consacrazione era questo Salmo, in cui il re veniva dichiarato come figlio di Dio. Tenete presente che tutti gli altri re circonvicini erano dei. Faraone era Dio, ma anche gli altri re erano dei. In Israele no, Dio è uno solo, quindi il re è figlio di Dio, non è Dio. Chiaro? D'altra parte, lui rappresentava Dio. Il re rappresentava Dio e veniva manifestato pubblicamente come tale dal sommo sacerdote quando pregava questo salmo. Qui Gesù dunque viene manifestato come figlio di Dio, non come Dio, non ancora, come figlio di Dio, colui che rappresenta Dio, e poi in te ho posto il mio compiacimento e la citazione di Isaia 42,1. Si tratta di un canto, uno dei quattro canti del servo di Yahweh. Gesù durante tutta la sua vita lui dirà: io sono il servo di Yahweh. Chi è questo tizio? Il servo di Yahweh è colui che ha il compito di morire per espiare il peccato di tutti. Per cui il peccato è già stato espiato, quelli che noi faremo, peccati che noi faremo, sono già espiati. Perciò cerchiamo di capire che a noi non aspetta espiare niente, a noi aspetta convertirci, che è un'altra cosa. Dunque, questa frase è una specie di delega assoluta che il Padre fa nei confronti di Gesù, dicendo: lui mi rappresenta totalmente. Però il suo compito non è solo quello di rappresentarmi, è quello di portare a compimento un mio progetto. Come il servo di Yahweh dell'Antico Testamento aveva il compito di portare a termine un progetto di Dio, bene, quel progetto lo deve portare a termine questo Signore che si chiama Gesù di Nazaret. Questa frase del battesimo di Gesù la possiamo chiamare una investitura. È come se Dio proclamasse davanti a tutti: ricordatevi che questo tizio è investito da me. Potremmo, esagerando le parole, dire che qui noi abbiamo la vocazione pubblica di Gesù fatta dal Padre davanti alla gente. Quindi il battesimo di Gesù è un episodio estremamente importante, non tanto per il battesimo in sé, quanto per il fatto che questo momento segna una specie di delega in bianco che il Padre fa alla persona di Gesù, dicendo: lui mi rappresenta totalmente. E contemporaneamente lega la persona di Gesù ad una missione che è difficile. I quattro carmi del servo di Yahweh la illustrano. Bene. Vediamo adesso il secondo medaglione di questa trilogia. Il secondo medaglione riguarda la genealogia di Gesù. Noi l'abbiamo prudentemente saltata perché è di una noia mortale. Se voi vi mettete a leggerla, quando arrivate a metà vi addormentate.
Perché? Perché non vi dice niente. Ditemi voi quanta poesia c'è nel dire Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Innai, figlio di Giuseppe, figlio di Mattatia, figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Esli. Oh. Orripilante. Ma c'è qualcosa di più orripilante ancora. Noi abbiamo in Matteo una genealogia di Gesù, che è totalmente diversa da questa. Allora abbiamo due problemi da risolvere. Il primo problema è: a che cosa serve una genealogia? Il secondo: come mai sono diverse? Allora, quante genealogie noi conosciamo come tipo, come forma? Ne conosciamo tre. Andate e trovate per cortesia il primo libro delle cronache. Ci siete? Sì? Chi ha la Bibbia di Gerusalemme Nuova, 763. E leggiamo i primi quattro versetti. Sono disperanti. Adamo, Set, Enosh, Kenan, Malaleel, Yered, Enoch, Matusalemme, Lamech, Noè, Sem, Cam, Yafet. Punto. Nessuno ha vibrato di nessuna emozione. Vero? Questa è la cosiddetta genealogia nominale, cioè si infila un nome dietro l'altro, senza niente. Prendete il libro della Genesi, andate al capitolo decimo. Ciò che stiamo per leggere adesso, invece, è la cosiddetta genealogia narrativa. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Yafet, ai quali nacquero figli dopo il diluvio. I figli di Yafet, Gomer, Magog, Madai, Avan, Tubal, Mesec e Tiras, figli di Gomer, Askenaz, Rifat e Torgamà, i figli di Yavan, Elisà, Tarsis, Kittim, Idodanim. Da costoro derivarono le genti disperse per le isole, nei loro territori, ciascuna secondo la propria lingua, e secondo le loro famiglie nelle rispettive nazioni. I figli di Cam e giù. Se voi notate, c'è un mix, una serie di nomi, un piccolo commento. Questa è la genealogia narrativa. Già che siete nel libro della Genesi, andate al capitolo quinto. Questa è la genealogia formulare. C'è una formula fissa. Andate al versetto 3. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Set aveva 105 anni quando generò Enosh. Dopo aver generato Enosh, Set visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Set fu di 912 anni, poi morì. Enosh aveva 90 anni. Quando generò Kenan, Enosh, dopo aver generato Kenan, visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enosh fu di 905 anni, poi morì. Capite che la formula è sempre la stessa, cambiano i nomi, cambiano i numeri. È una formula. Che valore avevano queste genealogie? Beh, di solito le genealogie formulari erano le più nobili, le genealogie narrative erano quelle più popolari, le genealogie nominali erano quelle più scientifiche. Chiara la differenza? Genealogie formulari erano nobili.
narrative popolari, nominali erano quelle scientifiche. Ora, tornate per cortesia al primo libro delle cronache. Dire tutti questi nomi significa niente, vero? Dire Adamo, Sete, Enosh, Kenan, Malaleli, Erete, Enoch, Matusalemme, Lamech, Noè, Sem, Cam e Yafet è di una noia mortale. Eppure vi dicevo che questa è la formula più scientifica, cioè è la formula storica. Se io dico Adamo, voi senz'altro ricordate chi era questa persona. E questa persona, mi potete dire, è stato il primo uomo, da lui deriva la donna, l'ha combinata grossa con sua moglie, basta il nome. Il resto lo ricordate. Se io dico Set, già per voi nebbia in Valpadana. Set è il terzo figlio di Adamo. Ed è quello all'epoca del quale viene invocato per la prima volta il nome di Yahweh. Enosh, Kenan, Malaleel, Yered, Enoch, chi lo sa chi erano. Matusalemme, il più vecchio di tutti. Lamech, sappiamo qualche cosa di questo qui. Questo qui è quello che zittisce due donne, Ada e Zilla. Ed è quello che annuncia il principio della vita sociale. E dice, se uno mi dà uno schiaffo io lo ammazzo, e se uno mi dà una graffiata gli pianto una pallottola in fronte. La vita è fatta di vendetta. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 70 volte 7, tiè. Ok? Noè, arca, sbornia solenne, maledizione su Cam, benedizione su Sem e su Yafet. Noi siamo discendenti di Yafet. Quindi tutto sommato ce la siamo cavata. Sem e Yafet sono i due che coprono Noè sbronzo rispettandolo, Cam invece lo prende in giro. Qui abbiamo solo nomi però, Quello che abbiamo detto adesso noi lo conosciamo perché la tradizione orale è diventata scritta, ma altre tradizioni orali noi le abbiamo perse. Dunque la genealogia è un modo di fare storie. Ma è un modo di fare storie un po' strano, dove voi avete la corda, il filo, però accanto a questo filo ci sono le tradizioni orali, che a noi non sono giunte. Quelle che ci sono giunte attraverso la tradizione scritta. Ma le altre orali sono state perse, quindi noi di questa genealogia di Gesù non capiamo un piffero, perché non conosciamo questi personaggi. Certamente all'epoca di Luca e all'epoca di Matteo questi personaggi erano abbastanza conosciuti, se non tutti, almeno una grossa parte, e quindi dicevano qualcosa. A noi purtroppo non dicono niente, tranne probabilmente Jesse, Obed, Boaz, che ne so, Davide, ovviamente. Oppure ci dice qualche cosa Abramo, Adamo, Set e via di questo passo. Noi dunque qui abbiamo un tesoro che abbiamo perso, a meno che non si scopra qualche cosa. Voi sapete che il deserto di Giuda ogni tanto butta fuori delle novità, perché si scoprono pergamene, reperti,